In questi giorni si fa un gran parlare di quello che potrebbe essere un rinforzo per la Juventus importante. Qualche giorno fa addirittura Sport Mediaset si è sbilanciata dicendo accordo trovato per questo calciatore. Beh, da lì una serie di perplessità sono venute fuori, soprattutto i tifosi della Juventus si sono chiesti: ma davvero questo calciatore è così forte? Ma davvero ne vale la pena? Realmente si può pensare di puntare su di lui per il futuro? Beh, cerchiamo di fare un quadro generale della situazione, cercando di scoprire un po' quelle che sono le caratteristiche e le modalità di acquisto di questa Juventus. Scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su Facciamo Mio Sport, che come sempre vi ricordo è uno dei pochi canali su questa piattaforma a essere totalmente gratuito, non vi costa semplicemente nulla iscrivervi e lasciare like e contenuti. Allora, andiamo alla notizia, perché la Juventus da qualche settimana sembra essere in orbita Riccardo Calafiore. Addirittura, come vi dicevo, Sport Mediaset si è esposto dicendo l'affare è praticamente chiuso. Tra l'altro, cosa che fa particolarmente piacere, qualche giorno fa abbiamo pubblicato proprio la notizia sul nostro profilo Instagram che Riccardo Calafiori evidentemente adocchia, perché diverse storie sta guardando nel nostro profilo proprio Riccardo Calafiori, soprattutto quelle che riguardano lui. Abbiamo anche postato la foto e lo screen di questa cosa, quindi evidentemente già si sta cominciando a informare sul mondo Juventus. Evidentemente anche i calciatori seguono le piattaforme, sono comunque dei ragazzi, quindi comunque molto spesso girano sulle varie piattaforme e magari anche qui su YouTube, chi lo sa. Ecco, Calafiori è un giocatore che su cui ha puntato lo scorso anno il Bologna, e lo ha fatto puntando, mettendo sul piatto 4 milioni di euro, che per un club come il Bologna è una cifra sicuramente importante. Un investimento certo, un investimento sicuro, secondo appunto il club del presidente Saputo. Sapevano che su di lui c'era da puntarci, perché le qualità le avevano viste, intraviste e percepite. Diego Motta parla benissimo di lui, dice: Riccardo fa le cose per bene ed è anche un bel ragazzo, e questo non guasta. Diego Motta stravede proprio per Riccardo Calafiori. Un Riccardo Calafiori che ha conosciuto un'involuzione clamorosa qualche anno fa, ma una resurrezione calcistica avvenuta proprio quest'anno, grazie soprattutto alla qualità del gioco espresso proprio da Thiago Motta. L'acquisto avviene anche su suggerimento di Thiago Motta. È proprio Thiago Motta a parlare con Sartori e dire: questo ragazzo prendiamolo. Ma perché lui già ancor prima di allenarlo aveva intravisto la possibilità di spostarlo in mezzo. Perché ricordiamoci che Riccardo Calafiori nasce come difensore, come terzino sinistro. Ai tempi della Roma era considerato uno dei migliori prospetti del settore giovanile della Roma. E lui arriva da terzino sinistro, perché l'anno scorso giocava terzino sinistro, ai tempi della Roma giocava da terzino sinistro. Eppure in quel ruolo faceva bene ma non benissimo, si faceva vedere ma non spiccava, piaceva ma non entusiasmava. Poi però l'intuizione, qua vedi il grande allenatore, qua vedi la grande giocata da allenatore di Thiago Motta, la lettura di Thiago Motta. L'italo brasiliano lo inventa come difensore centrale e lì gioca quasi tutto il campionato del Bologna e si è consacrato come uno dei migliori prospetti del calcio italiano. In questo momento, se dovessimo considerare i due migliori centrali in prospettiva del campionato italiano italiani, sono sicuramente lui e Buongiorno, difensore del Torino. Secondo me in questo momento sono loro i prospetti più interessanti che, se io fossi un allenatore, o meglio un direttore sportivo della società, andrei a puntare su di loro. Creerei questo tipo di coppia. Calafiori, si parla da un po' di anni di lui, perché è venuto fuori calcisticamente parlando, anche mediaticamente parlando, presto, essendo nel settore giovanile della Roma. Ma ha 21 anni, è ancora giovanissimo. E ricordiamoci sempre che ha vissuto un periodo bruttissimo legato a un infortunio gravissimo, il suo ginocchio sinistro. Si era rotto i legamenti il ginocchio sinistro e lo aveva fatto praticamente a 18-19 anni. Quindi questa è una cosa che ha certitudini può bloccare anche un percorso di crescita naturale. Lui no. Lui è un, a Bologna lo chiamano il giovane adulto, c'è un calciatore che lui stesso
si considera più adulto rispetto all'età che ha. E soprattutto quello che ha passato è stato fisicamente doloroso, emotivamente forse ancora di più, ma lo ha fatto crescere prima. Lui stesso ha detto 5 anni fa ho rischiato seriamente di smettere col calcio, eppure ce l'ho fatta. La forza e la determinazione di questo ragazzo è andato oltre quello che era la prospettiva. Molti potevano rallentare il percorso di crescita, lui invece l'ha migliorato, cioè è migliorato dopo la rottura del legamento. In questa stagione il Bologna ne ha beneficiato alla grande. Tra l'altro, forse la miglior partita l'ha fatta proprio contro la Roma. Di fronte aveva dei colossi come gente come Lukaku, Dybala e compagnia cantante, eppure gli ha fatto una partita sontuosa contro la sua ex squadra, in quella partita contro una squadra su cui non aveva creduto più. La Roma l'aveva venduto al Basilea e ora poi il Bologna ha creduto ancora di più in lui. Per lui è stata una sorta di, fondamentalmente una sorta di déjà vu, cioè lui ha creduto tantissimo nella sua carriera, non lo ha fatto la Roma e ora la Roma, tra virgolette, un po' si mangia le mani. È diventato un giocatore totale, lui è diventato assolutamente un giocatore completo, un giocatore totale, perché quando lo vedi giocare gli vedi far fare, può fare il terzino, ma gli vedi fare il centrale, ma in certi aspetti sembra quasi un regista. È un giocatore completo. Un giocatore assolutamente completo, alle volte sembra la mente di questa squadra perché il regista non è lui, ma l'azione parte sempre da lui e quasi sempre hai la percezione che lui sia il cervello di quella squadra. Thiago Motta ha detto di lui: mi rende molto orgoglioso vedere il collettivo cosa riesce a fare in campo. Poi io non sono io che entro nel gol di Saelemaekers o quello che fa Orsolini, o neanche quando Calafiori entra in mezzo al campo e punta da dietro, lasciando l'avversario in ritardo. E nel gioco di Motta, dice appunto invece Calafiori, non è importante chi occupa la posizione, ma chi la. Ma occuparla. Non è importante chi occupa la posizione, ma occuparla. Si sta entrando in un meccanismo ed è per questo che la Juventus vuole Calafiori. Perché sa che pur rendendo Calafiori prenderebbe il cuore di quel tipo di gioco là, oltre poi a chi la guida, ossia proprio Thiago Motta. La Juventus c'è su di lui, c'è anche il Tottenham, che da poco ha preso anche Dragos, quindi evidentemente il Tottenham ci controlla molto bene il settore dei difensori giovani. Sulla sua cessione però il Basilea ha un 40% sulla rivendita, quindi da questo punto di vista il Bologna cercherà di alzare il prezzo anche per questo, perché il Bologna sa che il 40% andrà al Basilea, quindi quasi la metà del prezzo che incasserà dovrà andare al Basilea. Si parla di un accordo vicino, ma non c'è nulla di ufficiale. Thiago Motta, che lo ha trasformato da calciatore bravo di prospettiva a calciatore totale, a un calciatore che oggi è considerato uno dei migliori centrali, da buon terzino sinistro qualunque, a uno dei migliori centrali difensivi in Italia. Staremo a vedere se lo farà anche alla Juventus.